Un'iniziativa di Schenardi sulla fascia destra, il cross, Luiso non riesce ad intervenire di testa, arriva Ambrosetti il sinistro, Baldini ad un metro dalla porta, mette in angolo. Da una fascia all'altra, sulla sinistra, scatenato Ambrosetti. Settimo minuto, il cross raso terra, buca clamorosamente Baldini, Luiso tenta di portarsi il pallone sul sinistro e fa male perché consente a Sergio di rinvenire e di rifugiarsi in corner. Ancora Vicenza, Di Napoli per Di Carlo che gli restituisce il pallone, bravo Di Napoli a girarsi, la conclusione che sfiora il palo alla destra di Taglialatela. Quarto d'ora, punizione per il Vicenza, Ambrosetti il sinistro, deviazione della barriera, palo a Taglialatela battuto. 17esimo, corner di Schenardi, la testa di Di Cara, la traversa, Di Napoli ad un metro dalla porta, liberissimo, il gol. Il terzo in tre partite per Arturo Di Napoli, Vicenza in vantaggio. Rivediamo l'azione, il colpo di testa di Di Cara, Taglialatela tutt'altro che impeccabile, la traversa è poi facile per Di Napoli, il gol. Passa un minuto, il cross di Sergio, Protti di testa per Turrini, il destro, diagonale splendido e anche in questo caso è gol, dunque 1-1, parità ristabilita per Francesco Turrini, il gol al debutto stagionale, lo rivediamo, il destro che batte Brivio. 39esimo, ancora Turrini, evita un avversario, va alla conclusione stavolta con il sinistro, e il tiro sfiora il palo alla destra di Brivio. 44esimo, Mendez per Di Cara, si gira, la conclusione, ci mette un piede facci ed è angolo, è l'ultima emozione di un bel primo tempo. Con la sintesi di Simon Villet andiamo alla ripresa. 11esimo, galoppa Ambrosetti sulla sinistra, il cross, il rinvio di Conte sui piedi dello stesso Ambrosetti, altro cross di testa di Napoli e questa volta è bravo Taglialatela a bloccare il pallone. 21esimo, il rinvio di Facci sui piedi di Schenardi, il cross, arriva Viviani, il sinistro, il pallone in curva, altra opportunità per il Vicenza. 22esimo, esce Calderon, entra Pedros nel Napoli, dunque una staffetta fra due debuttanti, nel Vicenza Beghetto per Ambrosetti, Zauli per Schenardi. 35esimo, il lancio di Baldini, si ferma la difesa vicentina, Protti può prendere la mira, attende un attimo di troppo ed è bravo, provvidenziale Coco con il suo ritorno sull'attaccante del Napoli, lo rivediamo e salva un gol quasi fatto. 44esimo, avanza Sergio, il cross, la testa di Pedros e anche in questo caso graziato la porta del Vicenza. Primo di 4 minuti di recupero, il cross di Mendez per Di Napoli, il controllo di fronte a sé Facci. Il sinistro, Viviani e Zauli non trovano il tempo per la deviazione che poteva essere vincente ed è l'ultima emozione della partita. Possiamo passare in studio